25 aule didattiche, 2 laboratori per esercitazione e cucina, uno ciascuno per sala, bar e accoglienza, un laboratorio informatico, un campo sportivo polivalente per basket e pallavolo, verde attrezzato e parcheggi. È stata inaugurata questa mattina dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris la nuova sede succursale dell'Istituto di Istruzione Superiore Adriano Tilghier di Ercolano, costruita dalla città metropolitana con un investimento di 3.700.000 euro per ospitare l'indirizzo alberghiero e turistico della scuola. Il nuovo edificio sorge su un'area di circa 10.000 metri quadrati con una superficie coperta di 4.000, a cavallo tra via Bordiga e via Panoramica Caprile, e permetterà all'alberghiero di lasciare l'immobile di via Marittima, realizzando così un notevole risparmio anche in termini di fitto passivo, pari a circa 250 mila euro l'anno. L'attenzione dell'amministrazione De Magistris è massima per l'istruzione, per la cultura e per le nostre sedi scolastiche. Tant'è vero che ci sono stati dei finanziamenti importanti fino ad oggi per le nostre scuole e ce ne saranno tanti altri a seguito dell'avanzo libero di amministrazione, una quota che si aggirerà dai 60 agli 80 milioni di euro soltanto per quest'anno, per l'anno 2019. La struttura, che ospiterà 650 alunni, è dotata anche di un impianto fotovoltaico di 20 kW di potenza, che permetterà alla scuola di produrre in autonomia parte del proprio fabbisogno energetico, con una netta riduzione dei costi della bolletta elettrica. Secondo il preside, si tratta di una scuola che, grazie all'impegno dei tecnici, degli ingegneri e dei politici della città metropolitana, si è finalmente realizzata. Ed è una struttura bellissima a servizio di tutto il territorio, non solo di Ercolano, ma anche dei paesi e dei comuni limitrofi. Ma cosa cambia per i ragazzi? Cambia tantissimo, perché avere una scuola attrezzata con laboratori di cucina all'avanguardia, attrezzature all'avanguardia, bar, sala, ricevimenti ed altro, cambia moltissimo, che consente ai nostri ragazzi finalmente di poter operare in un ambiente professionale, sereno, pulito e a norma. Gli studenti del Tilghier hanno già dato prova delle proprie capacità, sono stati infatti recentemente protagonisti di alcuni programmi RAI, tra cui A tutta salute e Sereno variabile, per il quale hanno preparato piatti ispirati ad un antico cuoco romano, Marco Gavio Apicio, quali l'Epitirum, il Moretum o il più famoso Garum. La delegazione istituzionale di questa mattina ha visto anche la presenza del consigliere metropolitano delegato al Parco del Vesuvio, Michele Maddaloni. È un momento storico per la nostra città, ne vogliamo affidare il futuro dei nostri figli alla cultura e al turismo, ed è impensabile che una città di 54.000 abitanti circa avesse sino ad ora soltanto un istituto superiore. La città metropolitana sta mettendo in campo il più imponente investimento che ci sia stato negli ultimi 40 anni sull'edilizia scolastica, un lavoro importante che lo facciamo insieme ai territori, insieme ai sindaci, insieme agli amministratori, in un clima istituzionale di concordia, dove io però ho dato una direttiva molto forte, molto chiara. Per noi è strategica la scuola e tutto ciò che rappresenta. Quindi oggi è una bella giornata per Ercolano e per l'area metropolitana di Napoli.